l'assessore per la presenza, dato che è un'eccezione, quindi un ringraziamento non rituale. Mi rendo conto che questa interpellanza tocca la competenza dell'assessore in modo solamente incidentale, perché riguarda in particolare una problematica che i plessi scolastici hanno nei confronti del Ministero dell'Istruzione per i mancati versamenti dei residui attivi per gli esercizi precedenti al 2010. È una situazione paradossale, francamente, anche perché non parliamo di cifre straordinarie. Sono straordinarie per questi piccoli plessi scolastici, ma non sono certamente straordinarie per il Ministero dell'Istruzione. Quindi mi rendo conto che lei viene toccato solo incidentalmente dalla competenza, però l'interpellanza ha lo scopo anche di sollevare un problema. Mi auguro che sia la sua attenzione e che con i buoni uffici che certamente lei ha nei confronti del governo si possa trovare una soluzione, perché in questi plessi ormai la condizione ordinaria di continuità dell'istruzione sta diventando veramente pesante. Grazie. Per la giunta regionale risponde l'assessore Cia. Qui parliamo di risorse che vengono richieste direttamente dagli istituti scolastici al Ministero, perché sono risorse afferenti al personale, che è materia di competenza dello Stato e materia su cui eroga direttamente i fondi lo Stato, e sono soldi, quindi sono risorse che arrivano direttamente alle scuole in forma cartacea e che poi attendono naturalmente l'erogazione successiva. E quello che dice il Presidente Goffi, che da sempre ha una sensibilità particolare verso le scuole, specie queste piccole scuole che hanno meno possibilità di sostegni alternativi o di operazioni di casse interne per poter stare in piedi, sono problematiche reali molto gravi. Io addirittura ho verificato se noi potessimo fare una sorta di anticipazione di cassa anticipando le competenze dello Stato in attesa che lo Stato paghi. In alcuni casi, sapete, i comuni lo fanno nei confronti di terzi quando attendono risorse dalla Regione, quando attendono la determina a volte anticipano la cassa. Purtroppo non possiamo proprio farlo, perché questa è una competenza esclusiva dello Stato e non sarebbe un provvedimento naturalmente legittimo quello di impegnare noi delle risorse per competenze che non abbiamo. Tutto ciò che possiamo fare, e io l'ho fatto immediatamente quando ho ricevuto la comunicazione del Presidente Goffi, è quello di sollecitare, segnalare uno il caso specifico e quindi la necessità che su questi casi si intervenga, anzi si faccia, io credo, anche nella lettera suggerisco al Ministro Gelmini, mi permetto di suggerire al Ministro Gelmini di fare una scala di priorità, perché un conto è che aspetti e che attenda un istituto scolastico con 1500 allievi, che sarebbe addirittura al di sopra del massimo consentito, un conto è che aspetti l'istituto comprensivo piccolo che non ha altre possibilità di vivere. Questo mi è stato garantito come impegno e io mi auguro che a questo impegno seguano i fatti, ma sicuramente l'attenzione nostra ci sarà e ovunque potremo, con fondi regionali, perché le leggi ce lo consentiranno, garantire una serena attività alle scuole e soprattutto una maggiore efficienza alle scuole piemontesi, lo faremo come sempre anche con risorse regionali proprie. Grazie Presidente Goffi.